sull'utilizzo dei videogiochi si è scritto davvero di tutto, ed in particolare sulla loro influenza sulla salute. All'inizio dell'anno era uscito fuori che per invecchiare bene e per tenere allenato il cervello sono sufficienti 45 minuti di esercizio per 3 volte alla settimana per rivitalizzare i neuroni. Accanto al movimento, una bella partita ai videogame. Ed ora emerge che coloro che sono stati colpiti dall'ictus per riacquistare le abilità motorie possono giocare ai virtual game. È quanto afferma in uno studio pubblicato su Stroke, Journal of the American Heart Association, i ricercatori dell'Università di Toronto in Canada. Secondo lo studio, i giochi elettronici risultano più efficaci rispetto ai trattamenti tradizionali basati su esercizi motori. Durante la ricerca sono stati esaminati i risultati di 12 studi. È stato così scoperto che il ricorso ai games tecnologici avevano aiutato i soggetti a riacquistare le proprie abilità motorie più delle terapie tradizionali, aveva determinato un miglioramento delle capacità di stringere gli oggetti maggiore del 15% e inoltre un incremento della capacità di eseguire le operazioni standard del 20%. È stato anche il PEGI, il sistema di classificazione Pan-European Game Informazione Pan-Europea sui giochi, ad affermare che giocare con i videogiochi non crea particolari rischi per la salute. Si tratta di un'attività ricreativa solo più interattiva che leggere un libro o guardare la televisione.